Siamo con Roberto Varlani, allenatore della prima squadra del Bargioli. Qualche domanda sulla giornata di oggi in particolare? Sicuramente abbiamo fatto una buona prestazione di fronte a una squadra sicuramente competitiva ai massimi livelli di questo campionato, come del resto è stato l'anno scorso. Il Campo Moroni è stato una delle protagoniste, credo che lo sarà tuttora, anche quest'anno. E noi abbiamo fatto una buona prestazione, purtroppo macchiata da qualche piccolo errore che ci è costato un po' il risultato, però sono pienamente soddisfatto della crescita di questi ragazzi, è una squadra molto giovane, quindi molto, molto soddisfatto. Puoi dirci qualcosa sul prossimo turno? Il prossimo turno noi saremo impegnati col Sant'Olcese, una squadra che lotterà con peso noi per non retrocedere, quindi sarà uno scontro molto importante da affrontare, togliendosi le scorie della partita appena persa, perché comunque le partite si perdono e vanno sempre poi lasciate dietro le spalle. Siamo con mister Pirovano, gli chiediamo se si aspettava un Bargioli come questo. Bargioli è stata una gran partita e se devo essere onesto me lo aspettavo, nel senso che ovviamente quando puoi fare una buona prestazione l'avversario di turno che viene concentrato, motivato, e mi aspettavo questo Bargioli. Infatti, ciao, arrivederci, ha fatto una gran partita e ti dico, ci ha messo in grossa difficoltà. Abbiamo avuto forse la fortuna di sbloccarla con quell'episodio che poi chiaramente ci ha dato una mano. Però anche sul 2-0 probabilmente l'abbiamo gestito un po' male noi, li abbiamo rimessi in partita e giustamente abbiamo dovuto soffrire fino alla fine, come è giusto che sia. Qualcosa magari sulla vostra attuale posizione in classifica? Ma ti dico, non pensavamo sicuramente di esserci qua, però giustamente abbiamo fatto un discorso, uno spogliatoio, abbiamo detto giochiamo una partita dopo l'altra, perché l'errore clamoroso sarebbe stato e sarebbe quello di pensare al campionato, alla classifica, no, perché dopo il campionato l'anno scorso l'unico mezzo che abbiamo è concentrarci sulla singola partita e arrivare, e poi dove potremmo arrivare non lo so, però dico, la cosa importante è giocare, tant'è vero che oggi l'approccio non è stato dei migliori da parte nostra, e questo è una cosa su cui rifletto. Fortunatamente è andata bene, però ripeto, secondo me nel momento in cui si vince una partita così bisogna avere la lucidità di vedere cosa non è andato, sicuramente qualcosina non è andato. E qualcosa sulla prossima contro la Praese? Beh, con la Praese sarà una bella partita, sappiamo che è un campo ostico, perché Pra è un campo ostico, e faremo come oggi, proveremo ad andare là, a vedere se riusciamo a portare via qualche punto, se ce lo fa portare via bene, se no pazienza, e ti ripeto, fondamentale è rimanere concentrati sulla singola partita.